Siamo alla vigilia di Biancavilla Scordia, una gara molto attesa anche perché rappresenta un'importante crocevia del campionato, la 14esima giornata, 5 punti di distacco, due squadre ricordiamo molto forti. Intanto partiamo con il direttore Vittorio Stianese a fare un po' di chiarezza in quello che è stato, se vogliamo, il mercato in entrata e in uscita di questi giorni. Allora, intanto cerchiamo di rispondere, di fare chiarezza, soprattutto anche perché sono apparsi sulla nostra pagina Facebook degli interrogativi da parte dei tifosi a cui bisogna dare una risposta, ma soprattutto bisogna fare molta chiarezza. Ma intanto noi questa settimana abbiamo provato la partita nel miglior modo possibile, il mister e lo staff ha cercato di concentrarsi il possibile sotto l'aspetto dell'attenzione e della partita comunque importante che noi andremo a affrontare domenica. Credo che è una partita che ha degli stimoli a sé, non c'è bisogno che uno ti dica quello che devono fare, una partita che ha gli stimoli da soli, arrivano, vengono gli stimoli su questa partita. E credo che affronteremo una squadra blasonata di questo girone, una forte pretendente per la vittoria finale di campionato. Noi con la massima umiltà, come sempre, e professionalità affronteremo questa squadra con il massimo impegno come abbiamo fatto con tutte le altre squadre e con un'attenzione, massima attenzione in più, perché comunque è una squadra che ti può colpire da un momento all'altro e bisogna fare una partita perfetta, perché comunque affronteremo una squadra con dei giocatori che ci hanno grosse qualità dovremmo cercare in tutti i modi di contrastarla nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda mi stai dicendo che sono uscite queste risposte, queste un poco lamentele. Scusami Vittorio, cerco di sintetizzare. I tifosi hanno lanciato una sorta di paura, no? Stiamo smantellando la squadra. Sono andati via, lo ricordiamo, Desi, sono andati via Nesticò, è andato via Parisi, quindi i tifosi si chiedono: ma che sta succedendo? Diciamolo, che cosa succede? Non è che nessuno li ha mandati via a questi giocatori, hanno fatto le proprie scelte, ognuno di loro ha fatto una scelta, qualcuno perché aveva delle problematiche familiari, tipo Parisi. Qualcuno ha ritenuto opportuno cambiare squadra perché forse aveva poco spazio, forse ha avuto poco spazio, ma penso che il mister ha dato a tutti l'opportunità di mettersi in mostra e credo che oggi giustamente la squadra ha preso un equilibrio, ha preso una quadratura e non è che si può sempre cambiare tutte le partite. Credo che la squadra oggi ha preso un equilibrio, ha un equilibrio di modulo e ha un equilibrio di uomini e non per niente siamo imbattuti, abbiamo fatto 13 risultati utili consecutivi e credo che oggi la gente deve solo ed esclusivamente sostenere questa squadra. Sarebbero 14 con il ritorno di Coppa Italia? Ritorno di Coppa Italia sarebbero 14, però io credo che questa squadra, la gente deve pensare a sostenerla questa squadra e non pensare è andato via Nesticò perché è andato via Nesticò, è andato via Parisi, sono andati via, ribadisco, non per nostra volontà ma per loro volontà, perché ripeto, qualcuno ha avuto qualche problema di famiglia e qualcuno voleva giustamente giocare e andrà e sicuramente vuole cercare di trovare più spazio in altro posto. Noi abbiamo anche fatto i nostri comunicati stampa, come giusto che sia, ma li vogliamo ricordare i giocatori che sono arrivati così anche per rinfrescare la memoria dei tifosi? Ma io credo che abbiamo preso, secondo me ci siamo migliorati ancora di più, a prescindere che sono andati via questi ragazzi, noi li abbiamo sostituiti secondo me con grande qualità i giocatori che sono arrivati e credo che Genovese non c'è niente da dire perché lo conoscono bene, sanno che giocatore è, che ragazzo è. Poi è arrivato Ambra, è un 99 che credo che ha fatto già un campionato di eccellenza in una squadra importante come Cireale. È arrivato Darrigo,
non vedo la lamentela oppure la preoccupazione. Dov'è? Perché alla fine sono rimasti tutti, gli attaccanti sono rimasti tutti, è andato via solo Desi. Ma Desi è andato via perché lui non aveva spazio, aveva poco spazio. Oppure gli è stata data l'opportunità di dimostrare quello che può valere. A volte l'ha fatto, a volte no, ma poi sono scelte che giustamente fa l'allenatore e cerca sempre il meglio. E credo che non un allenatore non è che si voglia fare un autogol da solo, credo. Per chiudere questa intervista, ormai conosciamo il pensiero di Vittorio Stranese, ma conosciamo anche quello del presidente Rosario Gallo, soprattutto dopo le ultime, fra virgolette, delusioni, quelle legate a qualche giocatore che all'improvviso ha lasciato la società per sua scelta, uno per tutti, Giovanni Taormina. È chiaro che il presidente, lo immagino perché non ero presente, avrà detto ai suoi giocatori in questa fase: chi vuole andare via può andare via, ma chi deve rimanere per la causa, no? Ma io credo che oggi non c'è, non ci sono allarmismi, e credo che fino ad oggi... Dico, è vero che però Vittorio, scusami, che stanno qua, sono, è vero che Vittorio Stranese e il presidente vogliono persone motivate, cioè non persone che stanno... No, ma questo è normale, questo, ma a prescindere da persone motivate, persone che vogliono fare bene e si vogliono mettere in mostra e vogliono dimostrare che sono all'altezza di questa squadra. E credo che oggi i giocatori che sono rimasti qua rimarranno qua fino alla fine, o dimostreranno fino alla fine, ne sono certo, ne sono convinto. Alla fine poi il mercato è aperto fino al 15, non è che uno dice se c'è la possibilità di migliorare in qualche reparto la squadra noi ci tireremo indietro. Penso che il presidente è stato chiaro, la squadra la vogliamo migliorare, la stiamo migliorando e credo che l'abbiamo in qualche reparto già l'abbiamo migliorata e siamo a un ottimo punto e credo che questa squadra non bisogna rompere degli equilibri interni già cambiando tanto. E oggi io non ho mandato nessuno, sono stati loro a chiedere di andare via, perciò questo fa capire che voglio dare una risposta a quelle persone che hanno scritto e hanno commentato l'addio che se n'è andato Desi, l'addio che i ragazzini che sono andati via, tutto perciò, chiaro. Vabbè, ma non ce n'è, anzi, ripeto, io li ringrazio, questi ragazzi che sono andati via, li ringrazio per quello che hanno dato e per quello che hanno dimostrato in questo frangente di campionato. Tutto molto chiaro, torniamo alla partita di Biancavilla, direttore conosce l'allenatore del Biancavilla perché immagino fa parte della sua esperienza a Noto, conosce qualche giocatore, tipo Diop che è stato con lo Scordia. È una partita che vale un campionato secondo te oppure no? No, secondo me no, non è che una partita che vale una stagione, secondo me non è una partita decisiva per la stagione. Il campionato secondo me è ancora, siamo ancora alla penultima giornata di andata e c'è un girone di ritorno intero da fare. Credo che oggi le squadre più accreditate penso che sarà lotterà fino alla fine Biancavilla, lotterà fino alla fine il Sant'Agata, il Messina che si trova lì e credo che ci sono altre squadre che daranno fastidio, daranno via dolce, però alla fine io mi metto per ultimo, no? Lo Scordia lo metto per l'ultima. Credo che oggi sulla squadra non posso dire niente perché il lavoro fatto fino ad oggi dallo staff e dalla squadra, e Scordia deve essere orgoglioso di questa squadra e di questi, delle persone che girano intorno a questa squadra, che comunque sono persone che lavorano tutti i giorni per non fargli mancare niente a questa squadra e i ragazzi la stanno ricambiando alla grande. Perciò dico, sarà una partita, ripeto, sarà una partita dura contro una squadra, secondo me una di quelle squadre che è la più attrezzata di questo girone. Direttore, per chiudere, reminiscenze del calcio. Carlo Virgilio, Palazzolo Scordia 2-1. Adesso Carlo Virgilio sarà il direttore di gara di questa partita. So che insomma non bisogna fare vittimismo, non bisogna fare dietrologia, non bisogna mettere le mani avanti, ma è chiaro che una partita così delicata forse poteva essere affidata a un arbitro magari CAI, no? Un arbitro che...
fuori sezione? Ma io credo che mi aspetto un arbitraggio uguale per tutte e due le squadre, equo per tutte e due le squadre. Credo che forse questa partita è una partita particolare dove spero che Virgilio sarà a tenere bene questa partita e sappia gestire bene i momenti, perché è una partita particolare, una partita che hanno di fronte, cioè ci sono di fronte due squadre che in questo momento sono in salute, e spero che sia una bella giornata e sia l'arbitraggio sarà all'altezza della partita. Grazie direttore, grazie.